Il clima attorno alle vicende del Brindisi Calcio si fa sempre più rovente. Nel pomeriggio il presidente della città di Brindisi, Giuseppe Roma, nominato pochi giorni fa a capo del massimo sodalizio biancazzurro dall'assemblea dei soci al posto di Roberto Quarta, è stato aggredito da 3 individui in via Carmine nel centro storico della città mentre tornava a casa da lavoro. I 3 avrebbero aggredito verbalmente Giuseppe Roma, che nel frattempo avrebbe avuto la prontezza di comporre il numero telefonico della polizia. Nel frattempo sono giunti sul posto gli agenti della Digos che, dopo aver rasserenato gli animi, hanno condotto i 3 in questura per l'identificazione. L'invito, se così si può chiamare, fatto al presidente del Brindisi è sempre lo stesso, quello che come un tormentone i tanti gli ripetono da giorni: devi andare via, devi lasciare la società e farti da parte senza pretese, oltre ad innumerevoli serie di ingiurie. La crisi del calcio brindisino va dunque degenerando e la lite tra soci sta cominciando ad avere risvolti inquietanti e pericolosi. Purtroppo non è la prima volta che un rappresentante del calcio biancazzurro sale agli onori della cronaca per una aggressione. Ricordiamo ad esempio il patron del Brindisi Calcio, Mario Salucci, che nel 2004, durante una contestazione, fu colpito con una moneta alla testa. Minacce verbali anche a 2 giocatori nelle ultime stagioni. All'attaccante Fabio Moscelli fu addirittura minacciata la moglie, mentre lo scorso anno toccò al difensore Francesco Montella, che all'uscita dallo stadio fu affrontato da 2 individui che lo minacciarono con il perentorio invito a lasciare Brindisi e il Brindisi. Una situazione difficile che allontana dal calcio sempre più possibili investitori e soprattutto quella parte di pubblico sana, i tifosi veri.